19 giugno 2024. Bene, bene. Prima ho mangiato la focaccia di Recco. Ora sono qua al Tossini, sempre il solito mio posto affezionato. C'è anche un piccione davanti che non mando via perché mi disturba il mio cibo. Sono qua al Tossini, ma guardate che bel posto mi trovo tuttora. Di fronte al comune, al municipio di Recco, ho già mangiato la terza porzione, non c'è problema, 10 euro per la merenda va bene. Prima la focaccia di Recco, ora la pizza, poi mangio anche la focaccia col pesto genovese, ottimo, buono. E sono qua ad ammirare questo mio bel paese, dove possibilmente verrò qui a stabilizzarmi, perché mi piace Recco. 2 ore da Milano si arriva in questa bellissima località. Peccato che sono sempre da solo, i miei amici non ci sono, non ho capito il motivo, il perché, il per come. Anche ad annunciare il giorno prima che venivo qui non vengono, ma non importa, io vivo la mia vita, ognuno fa la vita che gli piace fare. Oggi sono a Recco, domani a Pizzichettone per un incontro con un giornalista. Oggi devo svolgere un'altra attività, procurare il giornale di Recco, della provincia di Genova, e sicuramente sarà pubblicata una mia poesia. Però importante anche essere sazi, perché corpo sano, mente sana, eppure anche viceversa, mente sana, corpo sano. Ecco qua la bellissima Recco in una giornata di tempo incerto. A me l'incertezza piace, perché è come se vivessi nel ghetto dei miei perché. Né troppo sole, né troppa acqua, ma un dubbio sale in me che la vita ha una continuità nell'esistere, nel chiedersi il perché, il per come io vivo ambientando istantaneamente ogni giorno un globetrotter, un istante pienamente vissuto. Adesso vi saluto perché devo mangiare, viene fredda. Poi dopo ci vediamo al prossimo terzo piatto, la focaccia col pesto genovese. A dopo!